Io voglio tra l'altro unirmi ai saluti che ha fatto Oliviero all'onorevole Gandolfi che è qui con noi e al presidente della FIAB, dottoressa Pagliaccio, che rappresenta un ente molto importante da questo punto di vista. Per quel che riguarda il discorso legato alla DMO, devo dire che la DMO raccoglie sostanzialmente un fermento di valle, un fermento che è stato creato da una visione della comunità montana. Io credo che in questo senso noi abbiamo la fortuna di avere una comunità montana molto attiva, a differenza di tanti altri territori. In questo caso non è solo attiva, ma anche una visione, una strategia di medio-lungo periodo. Una strategia che probabilmente è stata raccolta da esperienze fatte da altri territori, e in particolare mi riferisco ai territori trentini, che sono molto ben organizzati da questo punto di vista. Ma si sa che raccogliere le buone esperienze è sempre fonte di grande intelligenza e visione. In questo io voglio davvero ringraziare Oliviero, e non lo faccio per piaggeria, ma lo faccio proprio perché è un progetto su cui tutti crediamo e tutti stiamo investendo tante risorse, e non solo umane. Diciamo che in questo senso la DMO raccoglie anche una sorta di unità di intenti, cioè è un'unità di intenti che poi alla fine è la molla che ci ha permesso di attivare tutte le sinergie di cui parlava prima Dario, sinergie che hanno mosso l'economia del territorio, e sinergie che ci hanno permesso quindi di coinvolgere tutte le componenti che operano non solo per l'accoglienza, perché la DMO è vero che si occupa di raccogliere l'accoglienza, di costruire un prodotto turistico e di portarlo sul mercato, ma ha bisogno delle infrastrutture. Se non ci fossero le grandi ciclabili, non ci fossero percorsi mountain bike adeguatamente segnalati, non ci fossero tutta una serie di servizi, anche il lavoro della DMO potrebbe rendere probabilmente al 10% rispetto a quello che dovrebbe essere. Quindi in questi asset la DMO opera con l'obiettivo, per raggiungere obiettivi che il territorio si pone. Dapprima rendendo quindi coerenti le offerte di prodotto turistiche e poi portandole sul mercato attraverso un programma strategico pianificato triennale e con mercati ben identificati in funzione del prodotto turistico. Chiaramente noi non portiamo avanti solo il discorso del bike, ma anche altri prodotti turistici di territorio. Ma il bike è probabilmente il prodotto più importante in questo momento. Andiamo su mercati che hanno una presenza importante, quindi parliamo di Germania, mercati comunque olandesi, mercati che hanno già una cultura del turismo in bicicletta di varia natura, che sia mountain bike, quindi ruote grasse, ruote magre, ma anche le bike, che è in grande crescita, ce lo confermerà poi dopo Federica Cudini, che è qua con noi. E quindi raccogliamo un po' tutte questi obiettivi e cerchiamo di portarli a compimento. Oggi mi piace dire che la DMO di Valle Camonica è l'unico soggetto che integra l'offerta turistica in Lombardia, cioè l'unica DMO della Lombardia. E infatti operiamo in strettissima sinergia con la Regione Lombardia e con Explora, che è la grande DMO della Regione Lombardia, con la quale noi collaboriamo in maniera davvero sinergica su tutte le operazioni di promozione del territorio. Devo dire che sulla bicicletta vi è tantissimo entusiasmo, lo leggiamo ovunque, lo leggiamo in qualsiasi luogo e momento, ed è diciamo un trend dei nostri tempi. Però devo anche dire che il prodotto bike non è un prodotto semplice, è un prodotto molto complesso per le cose che sostenevo prima, cioè un prodotto che richiede una grandissima attenzione ai servizi. Perché i biker hanno bisogno di servizi, non gli basta un albergo, ma l'albergo deve essere disciplinato. E quindi la disciplina dell'albergo deriva da tutta una serie di servizi che l'hotel è in grado o non è in grado di offrire al biker. Questo diventa un grandissimo elemento di attrattività. Deve essere ovviamente anche richiesta una serie di infrastrutture, come dicevo prima, di alto livello, ma anche la sicurezza. Perché ci sono anche problemi legati alla sicurezza in questo senso e al benessere di chi pratica questa disciplina. In questo la DMO ha svolto il suo ruolo, cioè quello di aggregatore. Ha costruito un catalogo, ha definito una strategia e ha portato questo prodotto all'estero. I primi risultati stanno arrivando dopo 2 anni di lavoro. Abbiamo una crescita della presenza
delle presenze, ad esempio, nel mercato tedesco, che è davvero importante. I dati della provincia che sono stati rilasciati giusto un paio di settimane fa parlano di una crescita di oltre il 100% delle presenze di tedeschi nel territorio della Valle Camonica, in particolare di Darfo Boario Terme. E questo, diciamo, è un risultato che va a favore dell'economia di territorio. È chiaro che la presenza in questo momento, la mia presenza qua a questo tavolo come esponente istituzionale, di solito faccio il relatore, la prima volta che mi capita di fare esponente istituzionale, dà però il segno un po' di quello che il territorio vuole rappresentare, cioè vuole porsi come territorio protagonista in questo segmento. E io devo dire che fortunatamente il contesto naturalistico non ci manca, quindi abbiamo un po' tutte le caratteristiche per stare bene sui mercati e competere con destinazioni molto più organizzate e strutturate di noi, ma piano piano, passo passo, avete visto che ci sono tutte le componenti per arrivare a questi risultati. Chiudo citando appunto l'esempio che ha fatto prima Oliviero, parlando dei campionati europei di mountain bike. I campionati europei mountain bike arriveranno a Boario a fine luglio, erano stati assegnati alla Turchia. L'Unione Ciclistica Internazionale, per una serie di effetti legati appunto al mondo turco e quindi di stabilità, ha deciso di spostarli. Ma non è che li ha spostati a cuor leggero, li ha spostati su una destinazione che è stata in grado di aggregare in tempi, vi assicuro, velocissimi, ma molto veloci, tutte le componenti che servivano. Cioè Boario è stata probabilmente la miglior destinazione che ha saputo proporre anche il miglior progetto in tempi così stretti. Perché? Semplicemente perché si sta lavorando tutti insieme. Cioè ognuno ha messo la propria competenza, la DMO per quel che riguarda tutta la parte dell'accoglienza, ma abbiamo la S Boario che ha messo la sua competenza in termini organizzativi, abbiamo l'assessorato allo sport, il comune che ha sostenuto fortemente questa candidatura insieme alla comunità montana. Vedete che quando si lavora tutti insieme i risultati non possono che non arrivare. Quindi io sono convinto che questo grande gioco di squadra che abbiamo dimostrato in questa occasione specifica dei campionati europei non possa che portarci grande fortuna e grande successo per il futuro. Grazie a tutti.